Sì, continuiamo a presentare dei progetti di legge. Oggi riguarda un'iniziativa molto pregevole proposta dal consigliere Sabrina Bocchino e appoggiato da tutto il gruppo consigliare, che riguarda queste problematiche del bullismo e del cyberbullismo che vogliamo andare a dettagliare e quindi applicare nella nostra regione rifacendosi ai principi dell'ordinamento nazionale. Sappiamo che si tratta di problematiche emergenziali che quotidianamente assillano la nostra armonia sociale e quindi vogliamo sensibilizzare e soprattutto prevenire questi episodi cercando di fare una campagna informativa che va a incidere negli ambienti in cui ci sono le aggregazioni giovanili come le scuole, ma anche nello sport e nella vita quotidiana. Quindi sicuramente un'iniziativa importante che andremo a dettagliare. Adesso si inizierà l'iter procedurale per portare l'iniziativa dell'approvazione del Consiglio regionale e quindi sono molto soddisfatto di questa legge perché sicuramente va a affrontare un problema molto attuale. Significativa la presenza dell'onorevole Teramo e anche dell'assessore alla sanità. Sì, stiamo facendo un lavoro sinergico, ringrazio l'onorevole nonché coordinatore regionale Luigi Teramo che ci sostiene in queste iniziative e ci dà il suo supporto. Questa è la dimostrazione che siamo un partito e un gruppo compatto che vogliamo cambiare le sorti del nostro Abruzzo dando fiducia all'elettorato che appunto ci ha votato a febbraio.